l'associazione culturale Ponte degli Artisti Terni, è un'associazione che è collegata a una filiera di altre associazioni che si trovano in tutta Italia e anche all'estero. E loro praticamente hanno sviluppato questo marchio già nel 2015 all'Expo di Milano. Hanno inventato, tra virgolette, questo nuovo modo di commercializzare le opere e renderle appetibili anche per un pubblico non avvezzo ad andare alle mostre d'arte o comunque che è abituato ad acquistare opere d'arte. Con questo format, depositato alla Camera di Commercio e quindi è un marchio registrato, le associazioni del nostro gruppo invitano gli artisti a produrre delle piccole opere formato 30x30 e ispirate o a un tema specifico oppure libere, ad esporle in questa cartellonistica ben identificata con il marchio Take Away Art, arte d'asporto, e qualora una persona, chiunque visita un locale dove sono esposte, è interessato all'acquisto immediato di una o due o tre o tutte le opere, si rivolge all'esercente, l'esercente gli stacca i quadri, questi quadri si staccano facilmente. Dietro è già pronto l'attestato di autenticità e la ricevuta dell'associazione. Prende la scatola della pizza, ecco qui svelato il takeaway, gliela incarta praticamente, e la persona ha comprato un'opera artistica da asporto. La può regalare o se la può gustare, diciamo, a casa sua. Quali sono le location? Sono questa, è la principale, perché dopo dentro troveremo anche una collettiva al rendezvous. Troveremo anche una collettiva con opere più grandi e poi ci sono che hanno aderito per quest'anno, per l'edizione zero, Ateni in Umbria, anzi non è stato mai fatto, il Cicalino, il ristorante Cicalino e il simposio che è qui dietro a Piazza dell'Olmo. È il primo evento, questo è l'anno zero, noi ci proponiamo di rifare lo stesso evento il prossimo anno e di praticamente estendere a più locali. Abbiamo avuto il patrocinio molto entusiasta della Commercio, della Camera di Commercio di Terni. Faremo il prossimo anno un evento, diciamo, per far coinvolgere più esercenti in momenti in cui l'arte fa cioè anche da attrattiva per il commercio stesso nella nostra città. Saranno organizzate delle performance all'aperto di pittura, di body painting, di nail art, per allietare il pubblico che si trova di passaggio qui, che visita la mostra, che ovviamente è libera, aperta in qualsiasi momento, e divertirli. Quanti sono gli artisti partecipanti? Sono 17 artisti per la mostra collettiva più grande, con le opere maggiori, e 13 artisti per il canale Takeaway Art. Il prezzo dell'opera è fisso per tutte le opere esposte, di qualsiasi materiale sono composte oppure tecnica, quindi troviamo gli acquerelli, i disegni, le tele, materiche, eccetera. È di 50 euro ad opera. Volevo a tal punto ringraziare innanzitutto il titolare del rendezvous, perché ci hanno dato la massima disponibilità e collaborazione nell'installazione dell'evento, ma ci hanno dato proprio carta bianca, una cosa fantastica, e io devo ringraziarli con tutto il cuore, perché se questo evento è stato possibile realizzarlo è stato grazie anche a loro. E ringraziamo ovviamente anche gli altri titolari, che sono il Cicalino, il ristorante pizzeria e il simposio, che altrettanto ci hanno dato massima disponibilità per l'allestimento delle loro stanze, dei loro, diciamo, locali. Ringrazio vivamente la UIL, la FUIS, Federazione Nazionale Scrittori Italiani, perché grazie a loro abbiamo avuto un contributo per allestire e portare avanti questo progetto, e altrimenti sarebbe stato difficile, perché non abbiamo nessun altro contributo, ma solo con le nostre forze e quelle dei soci iscritti. E ringrazio tutti gli artisti intervenuti, i collaboratori, coloro che ci hanno aiutato in questi giorni ad allestire questo evento. Ringrazio il Ponte degli Artisti di Milano, che ci ha dato la concessione d'uso del marchio Takeaway. Ringrazio tutti, perché comunque sono contenta, abbiamo faticato tanto, ma sono felice.